Per cui prima di cedere la parola e presentare i candidati, che se non vado errato sono tutti candidati del territorio belga, sono tutti candidati del territorio belga, io cederei la parola al responsabile, colui che ci accoglie qui in questa sede del Centro Sociale Italiano, il signor Raffaele Gentile. Ben trovato. Buonasera, grazie. A me mi incombe il compito piacevole di darvi il benvenuto qui al Centro Sociale Italiano. La nostra preoccupazione come italiani e soprattutto come associazione, perché il Centro Sociale Italiano è un'associazione senza scopo di lucro, però ha il compito anche di una certa formazione politica dei nostri italiani perché possano partecipare valevolmente alle elezioni. Adesso stanno arrivando i plichi. Questa mattina ho ricevuto il mio e lo apro davanti a voi perché importa a noi di dire come si vota, altrimenti il voto è nullo. E soprattutto la segretezza del voto, cioè ogni persona che riceve il plico deve votare la persona stessa, non darla a qualcun altro, anche perché la legge lo vieta e si può fare anche un po' di prigione se il voto non è segreto, ovviamente bisogna provarlo. Dunque, io direi già una prima tornata con i candidati, comincerei da questa parte. Vorrei soltanto sapere chi sono e poi la posizione geografica, da dove, che partito rappresentano e dove abitano adesso geograficamente. Abbiamo già anticipato che sono tutti qui del territorio belga. Prego Francesco, prego Allora, Francesco. Francesco Tademo, 33 anni, ingegnere informatico, Movimento 5 Stelle, vivo in questo momento a Bruxelles. Grazie, ecco. Rocco Falci, giovane pensionato, qui in Belgio dal 1953, provincia di Liegi, sempre nella provincia di Liegi. Questa sera gioco in casa, come si dice. Grazie, signor Falci. Ecco, proseguiamo. Francesco Cerasani. Ah, il partito, scusa. Scusa, è importante. Io sono candidato per la lista Sinistra, Ecologia e Libertà di Niki Vendola. Grazie, grazie. Francesco Cerasani, 31 anni, per il Partito Democratico, sono a Bruxelles dal 2004 e lavoro al Parlamento Europeo. Grazie. L'unica donna che abbiamo presente qui nel nostro dibattito e la salutiamo. Prego. Allora, sono Maria Garcia, da 2 anni che sono a Bruxelles, rappresento il Grande Sud, il Partito Siciliano e PDL, cioè siamo alleati con il PDL e la lista centrodestra italiano. Grazie, signora Garcia. Io sono Giordano Gardelli, abito a Tongeren, quindi sono piuttosto vicino. Ho 57 anni, sono architetto e ristoratore. Appartengo al gruppo MAIE, MAIE Movimento Associativo Italiani all'Estero, la vera novità di quest'anno, di queste elezioni. Grazie, grazie per la vostra presentazione. Io adesso presenterei anche il nostro moderatore del dibattito pubblico, ricordiamo, possiamo anche dire che procederemo in questo modo, faremo delle domande noi, un paio di domande ai nostri candidati e poi apriremo anche alla platea e al pubblico e se arrivano domande le potrete fare anche voi dal pubblico. Per cui presenterei anche il nostro collaboratore su Radio Italia. Giuseppe Santoliquido, ben trovato a questo dibattito e grazie Grazie, di essere qui anche a lei. Dunque, Giuseppe Santoliquido, hai detto nome e cognome, sono politologo ma partecipo in qualità di moderatore qui a questo dibattito, sia i dibattiti in Rai che i dibattiti qui a Liegi, venerdì a Bruxelles con quasi tutti i candidati che stanno qua. Ah, c'è un lapsus, ha detto Rai, però voleva dire radio, Scusa, radio, sì. chiaramente. Grazie.